Eni, insieme abbiamo un'altra energia. La ragion pura nasce da una mia esigenza, quella di dare sfogo alle certezze di tante persone che ho conosciuto in questi mesi. Tutti in tempo di Covid, dai, noi abbiamo avuto l'opportunità di sentire il nostro pizzaiolo piuttosto che l'elettrauto, piuttosto che l'ingegnere parlare di qualsiasi cosa, parlare del Covid, parlare di tutto quello che ci accade con una grande certezza. Ecco, mi piacciono questi personaggi che non hanno il grigio in mezzo, quindi vedono o bianco o vedono nero, e io invece di censurarli ho deciso di dargli un grande spazio a tutti questi detentori di grandi verità. Non so se l'ironia può veramente alleggerire questo momento, non lo so, sicuramente è un modo per segnalare tante cose, un modo per raccontare quello che stiamo vivendo anche nei lati negativi, non solo in quelli positivi, anche nel nostro pensare che ci sia sempre un complotto dietro qualsiasi cosa. Poi l'ironia può diventare satira, poi la satira e la risata possono diventare delle accette, possono diventare dei piccoli bastoni che vanno a battere ogni giorno sui nostri difetti e magari ci fanno vedere in questa lente di ingrandimento quanto sono grandi i nostri difetti, magari possiamo migliorare un po' tutti. Allora, salutarvi. Allora, come un complottista, ma che non lo sai, io, ma ancora non hai capito? Guarda che Bin Laden non esiste, l'ha inventato la Coca-Cola. Era Babbo Natale quello che ha inventato la Coca-Cola, volevo dirvelo. Un saluto invece, senta, com'era da terapeutista? Da terapeutista è facile, perché io immagino i terapeutisti un po' come dire, quelli che si fanno tutto il mondo, aspettano che alla fine ci sia un muro, un telone finale, dice toc toc, è finito il mondo, era tutto piatto. E invece come negazionista non vi saluto perché nego. Questo progetto si chiama Beyond Passion ed è una collaborazione tra Campari e il Centro Sperimentale di Milano, dove sei registi emergenti hanno sviluppato delle storie per realizzare dei cortometraggi con un tema che è la passione. Carolina, come vedi in questo momento il futuro del cinema? È un momento molto particolare a causa della pandemia, del coronavirus, c'è uno stop generale. Sei preoccupata o no? È un momento molto difficile, sono spaventata per il presente e non per il futuro, perché è storicamente dimostrato che in tutti i collassi storici l'arte resiste e rilancia, come è successo in passato, come dopo le guerre, pensiamo al nostro neorealismo che ha dato il là per raccontare delle storie necessarie e fondamentali. È chiaro che il problema ora è la resistenza giornaliera, e quello è il punto. In queste ore stiamo respirando aria di lockdown, come ti senti in relazione a questo? Pensi che potrà servire? Allora, devo dire, sono terribilmente triste per questo, perché se penso a una cena con i miei amici, se penso alla mia famiglia, se penso, e spero che non andrà così, a un Natale distanziato, mi si spezza il cuore. Però allo stesso tempo tutti i giorni io leggo i giornali e quello che sto leggendo a livello numerico mi spaventa moltissimo, e quando leggo che le terapie intensive si stanno riempendo e che se tu, facciamo le corna, domani fai l'incidente in motorino e non ti possono aiutare, allora io penso che ci dobbiamo fermare. Sono terrorizzata, sono abbastanza convinta che succederà di tutto, perché questa cosa comporterà delle cose. Io non credo che arriveremo, almeno non adesso, al lockdown totale, però siamo su quella strada. Vuoi fare un augurio a tutte le persone che in questo momento lavorano, stanno sui set e resistono nonostante tutto? Mi sento di dire di resistere, ho capito quanto, lo so, quanto è doloroso, ma non avere paura perché ci riprenderemo tutto in qualche modo. Il cinema, i teatri, la musica, ci riprenderemo tutto. Eni, insieme abbiamo un'altra energia.